Esiste fortunatamente un test genetico utile a capire quanto possiamo essere esposti alla malattia Covid-19 e quanto essa potrebbe essere grave se contratta sulla nostra persona. Si tratta di un test sviluppato in collaborazione con l'Università di Verona da un'importante startup. Il test si chiama GenTest Covid-19 Risk e va appunto a intercettare sulla nostra persona quanto la nostra genetica possa essere a rischio di attacco e manifestazione grave della malattia Covid-19. Leggo alcuni estratti del documento tecnico allegato al test. Il GenTest Covid-19 Risk è stato sviluppato con lo scopo di analizzare una regione del genoma umano nota per essere strettamente associata a sintomatologia grave da Covid-19. Questa regione è stata ereditata dagli uomini di Neanderthal circa 50.000 anni fa e sembrerebbe svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo dell'infezione da SARS-CoV-2. Usando i dati genetici di migliaia di persone di diversa origine, due consorzi di ricercatori hanno recentemente identificato che la regione del cromosoma 3, analizzata dal GenTest Covid-19 Risk, è fortemente associata alla suscettibilità al Covid-19, in particolare allo sviluppo di una sintomatologia grave che generalmente rende necessaria l'ospedalizzazione e l'applicazione della ventilazione meccanica. Uno di questi studi è stato pubblicato a giugno 2020 sulla prestigiosa rivista internazionale New England Journal of Medicine, mentre il secondo è stato condotto dal Covid-19 Host Genetics Consortium e rafforza ulteriormente i risultati dello studio precedente. Altri tre studi in corso di revisione confermano inoltre questa associazione in coorti di pazienti distinte. La regione significativamente associata al Covid-19 grave è lunga circa 50.000 nucleotidi e contiene 13 varianti genetiche presenti in modo significativamente più frequente nei pazienti ospedalizzati a causa dell'infezione da SARS-CoV-2. Secondo lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, le varianti genetiche presenti in questa regione potrebbero influenzare 6 diversi geni, alcuni dei quali noti per essere associati alla nostra risposta immunitaria e quindi potenzialmente rilevanti per il Covid-19. Tra questi vi sono un gene attivo nelle cellule polmonari, due geni che regolano la risposta immunitaria e uno che interagisce con il recettore ACE2, ossia la porta di entrata del virus SARS-CoV-2 nelle nostre cellule. La scoperta ha aperto quindi nuovi studi che saranno indirizzati a investigare nel dettaglio il ruolo di questi geni durante l'infezione Covid-19.
Lo sviluppo del Gen Test Covid-19 RISC ha previsto un'attenta valutazione dei dati raccolti dal Covid-19 Host Genetics Consortium, che comparavano inizialmente 3.000 pazienti ospedalizzati a causa del Covid-19 con quasi 900.000 individui di controllo. I risultati ottenuti hanno permesso non solo l'identificazione nello specifico della regione di rischio di 50.000 basi, identificandone posizione iniziale e finale, ma anche delle 13 varianti presenti al suo interno più significativamente associate alla forma grave del Covid-19. L'associazione delle varianti genetiche identificate ha riportato valori statistici molto significativi. Il consorzio ha successivamente aggiornato i dati presenti nel database al 24 novembre 2020, estendendo lo studio a oltre 8.000 individui ospedalizzati, di cui quasi 5.000 gravi, e confermando l'importanza di questa associazione. Ora, questa associazione ha una solidità statistica davvero elevatissima. I dati aggiornati sono stati utilizzati dal Laboratorio di Genomica Funzionale dell'Università degli Studi di Verona, che da anni è impegnato nell'identificazione di fattori genetici coinvolti in diverse patologie, per analizzare questa regione e sviluppare il gen test Covid-19 RISC in collaborazione con Genartis. In particolare, a partire dai dati del Covid-19 Host Genetics Consortium, il gruppo ha validato il cosiddetto linkage disequilibrium per identificare le associazioni non casuali di varianti su una o più regioni del genoma. Come riportato nello studio pubblicato su Nature, infatti, la variante più significativamente associata a forma grave di Covid-19 mostra un linkage disequilibrium molto forte con le altre 12 presenti nella regione del cromosoma 3. I risultati del linkage calcolati dal Laboratorio di Genomica Funzionale sui dati aggiornati hanno confermato i valori di linkage già osservati. La regione di rischio è stata inoltre validata utilizzando la banca dati di DNA del Laboratorio di Genomica Funzionale, che comprende i dati di sequenziamento di oltre 4.000 italiani. La ricostruzione in silico della sequenza dei due filamenti di DNA nella regione di 50.000 basi presente sul cromosoma 3 ha permesso di identificare la presenza dell'aprotipo neandertaliano associato al Covid-19 grave nel 14% dei genomi analizzati, confermando le frequenze europee identificate negli studi precedenti e corrispondenti a circa il 16%. Pertanto, circa un italiano su sei porta la regione Neanderthal nel proprio genoma. I dati fenotipici disponibili per alcuni di questi individui, per cui era nota la sintomatologia Covid-19, hanno confermato che chi ha l'aplotipo di rischio generalmente sviluppa, se si ammala, anche la forma grave della malattia. Ciò non significa che chiunque abbia questa regione di DNA si ammalerà, ma se si ammalerà avrà un'alta probabilità di sviluppare un Covid-19 grave. L'analisi effettuata presso l'Università degli Studi di Verona ha quindi confermato la presenza di un blocco di DNA sul cromosoma 3
ereditato dalle nostre popolazioni con una frequenza molto simile a quella già riscontrata nella popolazione europea e associata a livelli di infezione riportati come gravi. Grazie al fatto che le varianti della regione sono generalmente ereditate insieme in un blocco in linkage disequilibrium, è stato possibile sviluppare un test molecolare, Gen Test COVID-19 Risk, che permette di monitorare la presenza-assenza dell'intera regione associata al COVID-19 grave nel DNA di un individuo, senza la necessità di sequenziare l'intero genoma. Il test, infatti, verifica se sono presenti le due varianti alle estremità della regione interessata, sfruttando una semplice amplificazione del DNA. E nel caso in cui siano presenti entrambe, si può inferire che l'intera regione Neanderthal sia presente nel genoma analizzato. Il test è stato validato sul DNA di una popolazione di individui per cui il laboratorio di genomica funzionale ha a disposizione dati genetici e ha dimostrato un'accuratezza del 100%, ossia non ha mai sbagliato nell'identificare se un individuo portava o meno la regione di Neanderthal. Ho fatto analizzare il mio DNA e ho scoperto con soddisfazione ciò che avevo già intuito. Il mio DNA non porta la regione di Neanderthal e secondo quanto scritto negli studi, io non sono, per così dire, suscettibile alla malattia e non sono portato eventualmente a svilupparla in forma grave o gravissima. Se la metodologia anticorpale, ovvero quella indotta da farmaci finalizzati al potenziamento degli anticorpi da utilizzare come barriera contro il virus, può avere una scadenza e può anche talvolta non funzionare, una sorta di protezione genetica non può avere scadenza e può funzionare sempre. Una protezione genetica ha ovviamente solo benefici e non comporta nessun rischio, altre non so. Con l'augurio che la natura tuteli tutti noi e per tutto il perdurare di questa battaglia. Buona vita a tutti. Arrivederci.